Danil Medvedev batte Eugenia Sim 6-4-7-6, si aggiudica un posto nella finale di Doha e affronterà Sir Andy Murray. Prima di passare al commento della partita di oggi, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, attivare la campanellina, cerchiamo di salire di iscritti, ragazzi, oggi questo è il secondo video. Ne usciranno 3, 4, forse anche 5, non so manco io, però voi supportate il canale, ragazzi, siamo a 150 re, 160 prima di marzo è fattibile, 200 prima di Pasqua è fattibile, secondo me sì. Quindi, forza raga, voi spingete con le iscrizioni, io sto spingendo con i video a manetta. Allora, Eugenia Sim viene sconfitto da Medvedev per la sesta volta su 6 incontri, per la quinta volta su 15, su 5 incontri, chiedo scusa. E allora, è un Eugenia Sim allora, che nel primo set era partito subito avanti Medvedev, poi però Eugenia è riuscito a recuperare. Nel decimo gioco però Medvedev riesce a breccare ed ottenere il game decisivo per portarsi a casa il terzo, scusatemi, il primo set con lo score di 6-4. Poi nel secondo set, come è accaduto nel primo, in entrambe le circostanze Medvedev ha avuto delle occasioni per portarsi due break avanti, non è riuscito a convertirle nel game successivo, subito al servizio, ha perso il servizio Medvedev e i conti sono tornati in paro. Nel primo set gli è andata meglio, gli è andata sicuramente più tranquillamente, infatti lo vince 6-4, nel secondo set 3-1, doppia palla break, dove la partita sembrava ormai finita, però Gilles Sim riesce a rimontare. Medvedev viene costretto a servire per rimanere nel set per due volte, in due occasioni, in entrambe sventa il pericolo e riesce comunque a vincere. Poi alla fine si porta al tie break. Auger riesce ad ottenere un mini break, ottiene anche due set point, dei quali uno sul servizio di Medvedev, se non sbaglio il russo. Salva il set point con una prima, se non vado errato, comunque con un ace o con un servizio vincente o con un colpo dopo servizio. E poi invece il secondo scambio, il secondo punto, il secondo set point per Ogé è uno scambio di quelli alla Medvedev, uno scambio da fondo in cui spinge, 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 rovescio sulla linea veramente che lo salva e alla fine Medvedev porta a casa un'altra finale, porta a casa un'altra vittoria sul cemento, i cementi che tanto lui ama, che per sua fortuna sono il 70% delle partite dell'anno, perché comunque sul cemento ci si gioca da gennaio a marzo, da aprile a, no, da aprile a luglio si gioca su erba, poi da agosto a novembre, insomma, quindi 6 mesi su 9, o 6 mesi su 10 o 7 mesi su 10 sono sul cemento, quindi per sua fortuna un 60-70% degli incontri annuali sono sul cemento. E è stata una partita sicuramente interessante, non è stata la partita della vita, però comunque sia, è un Medvedev che sta pian piano cercando di tornare in forma. Allora, il Medvedev visto contro Sinner era veramente interessante, però io Medvedev lo aspetto a tornei del suo calibro, nel senso, se mi vince il 500 e il 250 mi dice ok. Ma se mi inizia a vincere il 1000 di qua, il 1000 di là e ritorno a lottare per gli Slam, allora ragazzi dico sì, il vero Medvedev è tornato. Intanto nei ranking è risalito dopo la vittoria a Rotterdam, adesso secondo me parte nettamente favorito contro il buon e vecchio Andy Murray, anche se io tifo con tutto il mio cuore Murray, anche se pure Medvedev a me ragazzi sta simpatico, cioè non è che mi faccio problemi con Medvedev, a me piace come giocatore però. I ragazzi tifo Murray, il mio cuore dice Murray, Murray ragazzi è il mio giocatore preferito adesso, insieme a Musetti, più Murray che Musetti, perché ragazzi Andy Murray, la mia prima partita, giocava lui, non mi ricordo quando purtroppo, non mi ricordo nemmeno contro chi, e bene, rivederlo così contento e che sta ottenendo comunque dei risultati mi rende molto felice, io spero che riesca a Wimbledon a fare veramente un grande risultato, cioè sogno un quarto di finale di Murray a Wimbledon, veramente difficile, non voglio dire quasi impossibile, però comunque molto difficile la cosa e non penso che ce la farà, però ragazzi Murray con Murray mai dire mai, le partite che sta vincendo in questo 2023 sono assurde, vediamo se riuscirà a replicare un'impresa con Medvedev, ma come vi ripeto, Medvedev è lo stesso, cioè non è lo stesso giocatore, hanno entrambi uno stile di gioco simile, sia Murray sia Medvedev. Spingono, spingono a fondo, con l'unica differenza che uno ha 27 anni e l'altro ne ha 35. Quindi capite pure voi che alla lunga vince il russo.
Il mio pronostico di una partita è Medvedev in due set, ragazzi, è davvero difficile che Murray possa vincere anche un set, perché Medvedev, ragazzi, se l'è veramente tanto di categoria. Un conto è Sonego, un conto è questo Zverev qua rientrato, un conto è il francese, che, del quale non mi ricordo il nome, Ince, tipo, una roba del genere. Un conto è anche lo stesso Leshka, un conto è Daniel Medvedev. Quindi, ragazzi, io credo che il russo non lascerà scampo a Murray, anche se mi auguro che si avveri il contrario. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti di questa partita. Noi ci vediamo stasera con il commento probabilmente anche della partita di Wawrinka. Grazie per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!